L'esordio della mia direzione al MART con due mostre di grande respiro internazionale in relazione a due grandi istituzioni come la Tate Liverpool e Victoria and Albert non fa altro che in qualche misura sottolineare una continuità con il passato e nello stesso tempo anche quella che sarà la vocazione e l'impronta che vorrò dare al museo. Mi interessano soprattutto le grandi tematiche che queste mostre sottendono e che saranno poi gli ambiti che mi piacerà esplorare durante il periodo della mia permanenza qui al MART. Oltre all'aspetto internazionale, mi piace sottolineare il fatto che il MART è comunque un museo che insiste su un territorio e su una regione, su una provincia come quella del Trentino con una grande speciale identità. L'idea che da questa volontà così legata al territorio ci sia questa spinta e questa vocazione a essere in qualche modo sempre al centro del mondo rispecchia anche il mio modo di vedere le cose. Credo che sia proprio sui grandi temi che preoccupano il nostro contemporaneo che il museo sia atteso e lì si giochino le sue sfide più importanti. Le mostre che inauguriamo sono solo apparentemente, sembrano distanti, ma non lo sono. Io credo che Alice in Wonderland possa essere considerata la favola postmoderna, quella che Léotard cita in uno dei suoi scritti più importanti e che riprende anche nel postmodernismo spiegato ai bambini. In questo caso però i bambini siamo tutti noi, tutti coloro che si avvicinano a questo grande tema, a questa grande anche definizione di un qualcosa che sembra appunto faccia parte del passato, ma che nella grande allegoria in mostra ci accorgiamo che è ancora parte del nostro presente. Il vero paese delle meraviglie è il museo. Il museo è questo luogo dove potete raccontare e ricordare la vostra Alice, ma inventarmene anche delle altre. L'invito è quello a essere un po' tutti Alice, questa ragazzina che non ha avuto paura di esplorare, di cambiare la propria identità e di guardare le cose sotto un altro punto di vista, di scoprirle e di scoprire il valore della ricerca, ma soprattutto dell'impossibile. L'impossibile è mossa da un desiderio e da una grande curiosità. Questo luogo diventa anche il luogo dell'utopia, ma se non ci immaginiamo cose impossibili, probabilmente non possiamo mai realizzarle. Questo richiamo non è quindi un richiamo solamente a un ricordo dell'infanzia, ma a una presenza oggi, a immaginarci le cose come vorremmo che siano.